di questa città, come possiamo immaginare le esigenze della città, come possiamo vedere il domani di Empoli senza questi dati. Mi si consenta un piccolo inciso polemico, è altrettanto inaccettabile che in una seduta di fronte ai cittadini, di fronte ad amministratori pubblici, venga detto che questi dati non sono disponibili per la mancanza di una veste grafica adeguata. Questo è una cosa inaccettabile per un amministratore pubblico, per un consigliere comunale che di fronte ai cittadini si prende degli impegni e intende fino all'ultimo rispettarli nella trasparenza e nella legittimità del proprio mandato. È anche vero che la responsabilità politica di questa situazione è profonda ed è la prima responsabilità che non deve essere sottaciuta ai cittadini. Lo abbiamo detto in molte occasioni, il problema più grande di questa situazione è l'aver fatto una scelta politica di cui si invita il sindaco, che è anche l'assessore all'urbanistica, nonché la giunta, ad assumersi le relative responsabilità, cioè quelle di aver consegnato a questa città un periodo di vacatio legis che è inaccettabile, un periodo in cui questa amministrazione avrebbe potuto avviare un monitoraggio serio, ma non oggi, 2 anni e mezzo prima alla scadenza del piano del regolamento urbanistico, come ha fatto per esempio Scandicci, dare alla commissione consiliare urbanistica il ruolo di definire delle linee guida per la creazione del nuovo regolamento urbanistico, portarle in consiglio comunale e avviare un percorso di confronto con la città. Noi oggi siamo nella situazione in cui, e lo voglio dire ai cittadini, abbiamo ricevuto 60.000 euro dalla Regione Toscana per partecipare allo sviluppo del mercato ortofrutticolo, che è un punto sulla città, e siete stati esclusi ufficialmente, e in questa sede abbiamo anche la conferma, da un dialogo costruttivo sul futuro di tutta la città. Questo è l'aspetto grave. Noi siamo andati a consultare i cittadini su aspetti singoli, ma non li abbiamo coinvolti sul futuro di tutta la città. Questa è una responsabilità politica, come è responsabilità politica consegnare questo territorio e questa città a una situazione di vacatio legis che non può essere accettata come un banale ritardo dell'amministrazione. Questa è una scelta politica di cui qualcuno si deve assumere la responsabilità e non è certo una responsabilità dell'opposizione. È importante poi ulteriormente dire che possiamo essere anche noi come centrodestra d'accordo con gli obiettivi che sono parte integrante della delibera. Sicuramente sta a cuore anche a noi il rilancio dell'economia, il rilancio dell'urbanistica vera, il recupero delle aree dismesse, tutto ciò che nella delibera viene detto. Ma dobbiamo poi andare a vedere nel concreto come questo strumento dà la possibilità di intervenire su questi problemi della città. Noi abbiamo un centro storico in cui, e invito l'assessore Capone a smentirmi, noi abbiamo fatto delle commissioni consiliari in cui al centro della discussione sul recupero del centro c'era la chiara necessità di definire nuovi strumenti urbanistici che garantissero la possibilità ai privati, qualora volessero intervenire su immobili presenti sul centro, di avere degli strumenti urbanistici in grado di dargli la possibilità di valorizzare certi immobili in un certo modo e dargli quindi un certo appeal economico a certi interventi. Noi oggi andiamo con una delibera fatta in questo modo, senza dialogo con la città, senza prendere spunto da quelle che sono le esigenze del territorio, andiamo a dire che si rilancerà il centro quando effettivamente il regolamento urbanistico non consente di fare degli interventi per recuperare il centro. Noi oggi non abbiamo nuovi strumenti per valorizzare questi interventi nel centro. Allora quello che è stato detto a quello che non era un percorso partecipativo ma un incontro con la città nell'incontro di centro punto a capo, dove va a finire? Io mi domando questo, nonostante il percorso partecipativo, nonostante che lo si richiami spesso, tutto questo incontro con la città, l'esposizione di esigenze legittime e non di interessi particolari, dove va a finire l'ascolto della città? Dove viene ripreso da questa amministrazione, da questo sindaco e da questa gestione dell'assessorato all'urbanistica, dove va a finire l'ascolto di questi cittadini?
anche se quello comunque non era un dialogo che riguardava tutta la città, ma riguardava principalmente soltanto i centri storici. E allora, come possiamo pensare che il recupero delle aree dismesse, che sono il vero fulcro dello sviluppo urbanistico di questa città, l'ex Vitrum, la Montepagani, tutto quello che riguarda le aree dismesse post-industriali della città, come possiamo pensare che dopo 30 anni una delibera del genere possa effettivamente sbloccare la situazione? Come possiamo pensare, e mi rivolgo qui all'amministrazione ancora con più forza, possiamo pensare che il ruolo della pubblica amministrazione, del comune in primis, non possa essere il vero cardine che manca alla soluzione, al superamento di quelle difficoltà su quelle aree che vanno necessariamente recuperate, perché hanno comunque, oltre alla fattispecie di distruggere la visione del bello e dell'utile del sindaco, e se ne prenda atto, perché comunque vada, quelle sono comunque delle continue denunce all'incarenza delle politiche urbanistiche di questa città, come possiamo effettivamente sottacere che queste realtà sono anche delle vere bombe ecologiche? E come possiamo non dire che all'interno di quel punteggio che noi andiamo ad assegnare a quelle PUA e a quei progetti che andiamo a rivalutare con questo percorso, l'aspetto delle bonifiche è comunque presente ma è meno importante di altri? Come possiamo non dire e rilanciare l'aspetto che se si premiano degli investimenti così importanti in infrastrutture così economicamente rilevanti, non possiamo considerare come elemento discriminante che soltanto quegli operatori economici che si potranno permettere di fare degli investimenti in opere pubbliche che costano 5 milioni di euro, come fa un cittadino che ha fatto un PUA popolare, che vuole costruirsi sul proprio terreno il futuro della propria famiglia, a pensare di fare investimenti su infrastrutture che costano 5 milioni di euro? Ma con quale faccia si viene di fronte ai cittadini a dire queste cose? Con quale faccia? Soprattutto a persone che nella maggior parte dei casi ha votato questo sindaco e ha scelto di dare fiducia a questa amministrazione. È questa la responsabilità che voi oggi dovete prendervi di fronte alla città. E concludo dicendo che, cari cittadini, il testimone oggi passa ad ognuno di voi, passa alla vostra responsabilità di farvi testimoni della necessità di cambiare in questa città, perché non conta più dare il voto per DNA o per eredità. Oggi il voto deve essere un voto responsabile. E per il vostro futuro, per il futuro delle vostre famiglie, per il futuro dei vostri figli, per il riconoscimento di quel diritto a dare sulla vostra terra un futuro ai progetti di vita che voi avete fatto da 30 anni su quei territori, da tutto questo deve scaturire la necessità di andare per le strade, di andare nelle case e farvi conoscere per quelli che siete, non proprietari terrieri ma liberi cittadini che chiedono la possibilità di dare uno sviluppo a questa città e di darlo nel modo più trasparente, pulito e nell'interesse della città. Vi ringrazio. Bene, grazie consigliere. Barnini, prego. Posso fare una mozione d'ordine? Grazie Presidente. Scusa Brenda, posso? No, per evitare che poi la situazione peggiori e degeneri, io apprezzo e stimo il collega Borgherini personalmente, però se si può richiamare l'attenzione al regolamento, di evitare di fare comizi alla platea, perché se no, cioè, io ho cercato di evitarlo e di parlare come prescrive il regolamento, girato verso il Presidente e rivolto al Presidente. No, ho capito, ma se conclude facendo un appello ai voti, io, cioè, giustamente poi la situazione degenera, siccome non mi pare lo spirito. No, posso concludere. Volevo semplicemente evitare. Posso fare una mozione d'ordine, Presidente? Poi lascia fare il cacchio e dorme. Credo che l'interesse sia quello di discutere del tema, manifestando anche evidentemente il proprio dissenso politico, citando anche questioni di carattere nazionale. Non è che bisogna essere d'accordo su tutto, però eviterei, siccome nella forma c'è anche la sostanza, come cercavo di dire prima, di parlare arringando la folla, perché sennò ognuno può fare il proprio comizio e credo che questo non giovi alla risoluzione del problema. Ripeto, so che non era questa l'intenzione dei Borgherini, perché lo stimo e apprezzo i suoi interventi, però ecco, se magari il Presidente della Presidenza può fare attenzione su questo.
Presidente, io sottolineo un aspetto velocissimamente. Mi scuso se ho offeso la sensibilità di qualcuno, però rivendico il fatto che questo intervento è un intervento istituzionale, perché effettivamente fino in fondo rilevo la preoccupazione, che non è mia, perché io non ho PUA, non ho realtà assolutamente da difendere. Io ho incontrato dei cittadini che ieri sera mi hanno rappresentato una situazione che è grave. Quindi io rivendico assolutamente il valore istituzionale di questo intervento, che è fatto, mi creda Presidente, perché, anche perché i fatti lo dimostrano, ha la profonda rilevanza di richiamare la Giunta in termini istituzionali e poi l'ordine del giorno che presenteremo lo dimostra, ad assumersi delle responsabilità nei confronti della città. L'invito che ho fatto alla cittadinanza è sicuramente un rilievo politico, che però credo che più che del rilievo tecnico un consigliere comunale sia chiamato a fare. Bene, grazie, credo che il tema sia importante, la gente lo dimostra che partecipa ai nostri lavori, non prendiamolo come un richiamo, prendiamolo come una ovvia presa d'atto di come si parla e di come ci si comporta in consiglio, vale per me come vale per tutti voi. Prego Bernini. Grazie Presidente. Buongiorno a tutti, signor Sindaco, colleghi consiglieri, e buongiorno anche a tutti i cittadini che oggi hanno deciso di partecipare in prima persona alla discussione di questo nostro consiglio. Consiglio che ricordo per il buono svolgimento dei nostri lavori, è convocato affinché insieme possiamo discutere di tutte le politiche urbanistiche della nostra città, all'interno delle quali evidentemente ha un peso ed un peso specifico anche l'ultima decisione presa dalla Giunta, ma che a mio avviso ha un senso se noi facciamo questa discussione, se davvero ci poniamo l'obiettivo di dare una prospettiva, una visione a tutte le diverse componenti di una politica urbanistica. E questo lo dico perché poi evidentemente, senza nascondersi dietro a un dito, la presenza qui fisica di tante persone anche direttamente interessate a determinati aspetti spingerebbe ognuno di noi a discutere solo di questa parte, però io credo che proprio per dare una risposta anche a chi in questa fase è portatore di una legittima preoccupazione, in questo Consiglio si abbia il dovere di discutere non solo di alcuni PUA specifici, ma di che cosa si pensa di fare della nostra città. Fatta questa premessa, penso che per dare una risposta alla domanda quali debbono essere le politiche urbanistiche per Empoli, noi dobbiamo prima di tutto domandarci se Empoli sia ancora o possa ancora essere il centro della vita economica, sociale e culturale della nostra zona. Il Sindaco ha fatto una bellissima relazione a mio avviso, e c'è un aspetto su cui merita che anche noi ritorniamo, che è quello del dimensionamento della nostra città. Il Sindaco dice: noi siamo da sempre una città che ha fatto una scelta precisa, quella di stare dentro a determinati numeri, di non arrivare mai a immaginare un Empoli di 70-80 mila abitanti. E qui c'è anche una differenza sostanziale, credo, tra i banchi della politica. Perché fino a qui ho sentito interventi e tutto sommato dicevano: beh, alcuni dei principi che stanno all'interno della delibera di Giunta li condividiamo, dal poco consumo di suolo, eccetera, eccetera. Però su questo aspetto, come dire, bisogna provare a mettersi d'accordo, o perlomeno provare a dirsi con sincerità quello che si pensa. Noi pensiamo che Empoli sia una città di 50.000 abitanti che possa anche in piccolissima misura crescere, ma che ha una funzione, che è quella di essere il capoluogo di un'area che di abitanti ne ha 170.000, e che nel momento in cui decide che cosa fare del proprio sviluppo, bisogna che provi a farlo ragionando anche con ciò che sta attorno. Siamo realistici e proviamo anche a fare due conti, perché ragionare di politiche urbanistiche significa parlare di governo, per governare ci vogliono le risorse.
Tra il 2007 e il 2010 i comuni, tutti italiani, sono riusciti a migliorare il loro saldo sul debito pubblico, portandolo da meno 1,7 a 0,7 miliardi di euro. Negli stessi anni però il deficit delle amministrazioni pubbliche in Italia, quindi mettendoci insieme il resto dei livelli, sprofonda da 23 a 77 miliardi di euro. In questo anno in corso ai comuni arriveranno 1,3 miliardi di euro in meno e nel 2012 saranno 2,2 miliardi.